Buongiorno e benvenute alla seconda edizione dei Barefoot Industry Days. Uh, siamo molto felici di essere qui oggi e anche molto emozionati perché fino a due mesi fa stavamo progettando questo momento uh, con l'idea di allestire uno studio televisivo e di trasmettere tutto in streaming e invece no. Alla fine abbiamo ha avuto la possibilità di essere qui con questo bel caldo umido e adesso rimpiangiamo lo streaming, però vabbè, ormai siamo qui. Um, è un momento molto importante per noi questo, inauguriamo uh, i BID con una, la penultima tappa del premio Rodolfo Sonego, che è il concorso dedicato a giovani sceneggiatori e um, siamo molto... Uh, Felici anche di questo perché quest'anno abbiamo ricevuto più di 100 sceneggiature originali, eh, i curatori che poi vi presenterò con tutto il team hanno fatto un lavoro di selezione, qui ci sono nove finalisti, nove storie, nove film del futuro che eh, conoscerete oggi. E, L'ultima, diciamo, tappa sarà eh, a settembre alla mostra del cinema di Venezia, quando eh, ci sarà eh, di nuovo faranno i, i pitch davanti a potenziali produttori anche internazionali, e poi soprattutto verrà de decretato il O la eh, anzi la sceneggiatura vincitrice del premio Sonego. E, mh, in realtà, come diciamo noi, ma come dicono anche tutti i finalisti, uh, chi viene selezionato al premio Sonego ha praticamente già vinto, nel senso che le, le, le storie, gli autori e le autrici che conoscerete oggi sono seguite dal premio Sonego da un po' di mesi e sono state accompagnate in un percorso di tutoring e mentoring. Uh, vorrei... Uh, prima di passare poi la parola a, a Viviana uh, dare il benvenuto uh, a bordo anche se è già un anno che ci lavora a Martino Carradori che è lì vieni Martino fatti vedere che ciao a tutti da Quest'anno eh, accompagna eh, il, il premio Sonego in qualità di project manager, quindi abbiamo Mary Ale che poi presenteremo che sono i curatori. Martino, non so se vuoi... No, sono felicissimo in realtà anche perché io sono un po' un outsider del mondo del cinema come mi piace raccontare alle sceneggiatori, ai pranzi che facciamo insieme al premio Sonego. È stata la scoperta per me il mondo della sceneggiatura e il mondo di, di Rodolfo Sonego a cui il premio è dedicato e sono veramente contento di questa opportunità, mi diverto un sacco e le storie sono molto molto belle. Bene, e, grazie Martino. In più approfittiamo eh, anche ora per ringraziare eh, Podere Sapaio, che è, eh, a cui farei un applauso, che è. Chiara, se vuoi venire un attimo, <ride> giusto per un saluto. Podere Sapaio è stato nostro partner per eh, diverso tempo, ma da quest'anno ci ha confermato insomma, una, un aiuto concreto e stabile per i prossimi due anni. Questo serve ovviamente soprattutto per poter programmare e pianificare. La notizia di ieri è che abbiamo vinto il bando del Ministero per il premio Sonego, quindi è il terzo anno consecutivo, quindi contiamo di avere altri tre anni davanti. Ciao a tutti, io sì, rappresento Podere Sappaio, non sono la proprietaria, comunque Podere Sappaio è molto vicino un po' a tutto il mondo del cinema, dell'arte, della scrittura e quindi è felice sempre di appoggiare queste iniziative e in bocca al lupo poi a tutti quanti. Grazie. Grazie mille. No, non l'abbiamo detto, Podere Sapaio è un'azienda vinicola. Si parla di vino, eh, prodotto da meditazione molto amato dagli sceneggiatori, giusto? E gli sceneggiatori a casa loro, loro, quando abbiamo fatto uno degli ultimi incontri, se lo sono bevuto e possiamo dire confermare che è molto molto buono. Aiuta la creatività. Ecco. <ride> eh, grazie. Eh, bene, ora eh, abbiamo detto tutto. Eh, questa prima parte verrà fatta in italiano, successivamente dopo il, primo, il pitch e il talk ci sarà successivamente, dopo ci sarà un, una breve pausa e ci sarà in inglese, so if there is anybody who is speaking in english. Uh, the first two uh, meetings that we are going to have now, they are going to be in, in italian and then we are going to switch to english for the rest of the two days. Bene, ora non ci resta che dare il benvenuto qui a Mary Stella Brugiati ed Alessandro Bosi, che sono i curatori... Del premio Sonego. Bene, grazie ancora e benvenute, benvenuti e buon lavoro. Grazie, grazie Vivi, grazie Carlo, grazie Martino, grazie a tutta l'organizzazione del festival. Io sono Mary, lui Alessandro, siamo responsabili eh, del premio. Innanzitutto grazie a tutte le persone che sono qua, grazie anche ai finalisti, avete tenuto duro e ci abbiamo fatta. Spieghiamo un attimino un po' che cosa, cosa hanno fatto questi finalisti. Ogni anno il premio Sonego lancia una sfida ai partecipanti un tema che, a cui devono attenersi. Quest'anno non l'abbiamo detto, ma è una ricorrenza molto importante per il premio perché si celebrano i 100 anni dalla nascita di Rodolfo Sonego e allora abbiamo voluto fare un po' i pazzerelli e abbiamo dato ai nostri finalisti tre temi. Uh, la figura del perdente la coppia e il viaggio in terre straniere tre argomenti tre questioni che rodolfo ha saputo approfondire ed esplorare nel corso delle sue opere quindi quelle che oggi uh, ascolterete qua si rifanno a questi temi esatto eh, come accennava prima carlo quest'anno sono arrivati più di 100 lavori eh, il team di selezione appunto ha selezionato i nove finalisti che conoscerete eh, tra poco eh, successivamente alle settimane è stato il lavoro vero e proprio che possiamo eh, ormai definire un vero e proprio percorso formativo che dura mesi, eh, che si sviluppa su più eh, tappe e, e la prima di questa appunto eh, un lavoro, un workshop eh, che quest'anno purtroppo si è svolto online eh, con tre tutor eh, professionisti che hanno aiutato i ragazzi appunto a eh, migliorare a trasformare eh, le loro eh, sceneggiature. Coglierei l'occasione anche per citarli e ringraziarli loro sono Fabrizio Bette Claudio Di Biagio e Chiara Laudani, che sono qua insieme a noi. Grazie mille. E dopo di questo, però, ci sarà una giuria che valuterà uh, gli elaborati. Esatto. Faccio un passo indietro prima fallo, di arrivare alla giuria fallo. per raccontare gli altri, diciamo, due step di questi mesi che ci hanno portato qui oggi, che sono state appunto prima un laboratorio eh, di pitching, eh, sempre tutto eh, online, e poi una collaborazione che a noi eh, diverte e insomma ci fa tutti gli anni innamorare, che è quella eh, tra i nostri nove finalisti e nove illustratori che eh, con loro hanno realizzato eh, le, le locandine che vedrete scorrere ogni tanto mentre presenteranno le loro storie sono illustratori che fanno parte di un altro progetto di Lago molto importante una residenza artistica che si chiama 18 occhi e che insomma, ogni anno ringraziamo perché secondo noi ci regalano delle locandine pazzesche e ora arriviamo appunto eh, alla, alla giuria che è qui presente tra, tra il pubblico eh, che appunto si occuperà di giudicare questi lavori e di de decretare il, il vincitore. Sì, facciamo, facciamo i nomi. Sì, sì. Eh, ringrazio quindi anche Stefano Sardo, Aaron Ariotti, Erika Barbiani, Marina Pierri che non può essere qui con noi e soprattutto anche questo per dare un po' anche l'idea eh, di, di come ehm, diciamo, chi vince il premio Sonego in realtà veramente vince tanto. Anche Giulio Lepri e Ruben Marciano che sono i vincitori della passata edizione. Grazie. Per essere qua. Direi ora di andare a conoscere i finalisti e le loro storie. Allora, iniziamo. I primi sono Davide Cescutti e Marco Stampone con Ci si ferma solo da morti. Ciao a tutti, salve a tutti, allora eh, con questa storia ci siamo ispirati a ciò che ci sta intorno. E non vivendo negli Stati Uniti, quindi non aspettatevi una storia con esplosioni, inseguimenti o sparatorie. Abbiamo preso spunto da ciò che ci capita più spesso di vedere in Italia i vecchi. Quindi immaginatevi un appartamento al centro di Roma. Soffitti alti e pavimenti in cotto. Qui ci abitano Anna e Arturo, due vecchietti di 80 anni che stanno insieme da più di 50 il cui grande amore ha sopravvissuto sia al tempo che agli acciacchi. Anna è una vecchina molto bella, alla quale piace truccarsi e vestirsi bene, mentre Arturo è un uomo che ama la tranquillità e andare al lago a pescare. Oltre al profondo amore che lega l'una all'altra, c'è un'altra grande passione che li unisce ed è quella per la disobbedienza. Anna è zoppa e Arturo ha il diabete, ma nonostante questo... Lei va in giro, cammina, sale sulla scala e fa sempre finta di scordarsi il bastone perché, come dice lei, le rovinerebbe il look. Arturo, invece, mangia sempre tutto ciò che non dovrebbe. Considerate che va matto per le pastarelle, specialmente quelle ripiene di crema pasticcera. Il loro amore gli somiglia perché è dolce e zoppicante allo stesso tempo. E in vista del pranzo con il loro unico e amatissimo figlio Claudio, i due danno il meglio di sé. Nel giro di neanche tre giorni, entrambi finiscono all'ospedale. Il primo è Arturo. Perché gli prende un attacco glicemico Dopo uno spuntino a base di un pezzo di pizza Con la mortazza grosso così E poi c'è Anna Che poco prima del pranzo con il loro figlio Cercando di prendere una cosa dal suo palco Cade dalle scale, si rompe la gamba E finisce in sedia a rotelle Passata tutta la giornata all'ospedale Quello che doveva essere un pranzo è diventato ormai una cena E Claudio, giustamente, stufo di stare sempre appresso A due genitori incoscienti E spericolati, li minaccia con la frase che Nessun genitore vecchietto vorrebbe mai E mai sentirsi dire se ne fate finita vi mandano all'ospizio. Quindi spaventati i due dovranno fare una scelta, dovranno decidere se comportarsi bene e accettare quelli che sono i limiti della loro età oppure rischiare, aggrappandosi alla vita e rimanendo liberi, quindi senza fermarsi mai, perché si sa che ci si ferma solo da morti. Una storia di complicità, disubbidienza fragilità, ma soprattutto una storia d'amore. Grazie. Grazie. Ok, è il turno di Ilaria Mavilla con Colpo di strega. Siamo a Livorno, nello studio di Maga Marcella, che sta ricevendo uno dei suoi clienti più affezionati, Mimmo, un uomo siciliano convinto che la moglie lo tradisca. Idda è svagata, tonna tardi e già le dà come una granita, le dice Mimmo, porgendole un indumento intimo appartenente a sua moglie. Un Leopardato. Marcella impone le mani sull'oggetto e scaglia il colpo della strega sul diretto rivale in amore di Mimmo. Ma in cuor suo si convince che si tratti proprio di suo marito Gianni. Sì, perché la sera precedente Gianni le ha regalato un body leopardato identico a quello. Marcella pronuncia il suo solito slogan: senza magia, la vita che cos'è? ma non sembra più esserne molto convinta, perché un dubbio si è insinuato nella sua mente e la costringe a cercare ossessivamente la prova dell'infedeltà di Gianni, e cioè uno scontrino che dovrebbe testimoniare l'acquisto di due body identici. Lei, così abituata a fabbricare menzogne per gli altri, si scopre improvvisamente fragile e indifesa di fronte alle menzogne altrui, o almeno a quelle che lei ritiene essere tali. In realtà lo scontrino non salterà mai fuori, tuttavia qualcosa si inceppa nella vita e sulla lingua di Marcella, che non sarà più in grado di pronunciare con disinvoltura formule magiche nelle quali non crede più. Si avvia così a dare un taglio netto alla sua vita e lo farà con delle grosse forbici d'Apollo, eh, riducendo a brandelli il body leopardato e tagliando i ponti con Livorno, con la magia e con suo marito Gianni. Ma andandosene c'è qualcosa di molto importante che Marcella non saprà, e cioè il colpo della strega è davvero arrivato, ma su chi si è abbattuto? Grazie Laria. Ora è il turno di Giulia Campi con Ospiteravond. Di cena. Si mangia la carbonara, ma non tutti sono seduti al tavolo. Sul pavimento, sdraiata tra i piedi dei commensali, c'è una ragazza con gli occhi chiusi, il trucco sbavato, il vestito sporco. È immobile, sembra stia dormendo e al petto stringe un mandolino. In sottofondo si sente la canzone nel blu dipinto di blu che va decisamente a cozzare con le forchettate aggressive che provengono dal tavolo sopra di lei. A un certo punto dal tavolo comincia a colare la salsa della pasta, che cade a pioggia su di lei fino a ricoprirla. La ragazza scoppia in una risata isterica che si trasforma in pianto. Ma come siamo arrivati a una situazione del genere? E c'è un modo per evitarlo? Rachele è una studentessa italiana appena arrivata ad Amsterdam, alla disperatissima ricerca di una stanza. L'ennesimo tentativo è questa bettola degli orrori con uh, i muri scrostati e animali finti impiccati al soffitto, eppure Rachele non è l'unica a desiderarla con tutta se stessa. Infatti, la sera della visita scopre di dover competere con altre due persone. Non è infatti una semplice visita, ma è uno spiteravond. Si tratta di un metodo tutto olandese, uti molto utilizzato dagli studenti per scegliere nuovi coinquilini. Sulla carta sarebbe una chiacchierata con tutti i potenziali candidati per conoscersi meglio. In realtà è uno spietatissimo casting, il più delle volte. I gli abitanti di questa bettola sono dei mostri di esuberanza che sembrano appena usciti da Animal House e Rachele ce la mette tutta per apparire brillante e sicura di sé. Peccato che sia una pessima attrice. E si lascia trascinare in questa sorta di grottesco Hunger Games che consiste in assurde prove alcoliche e avversari che saltano sul tavolo per ruggire come reoni e animali che vengono trattati in meglio delle persone. Noi la vediamo piano piano cadere sempre più in basso, venire calpestata e ci aspettiamo che finirà ridotta a macchietta appunto sotto la tavola sdraiata con il suo mandolino al petto. Forse però è possibile un finale diverso e forse sarà proprio l'ennesimo sopruso che riuscirà a far scattare in lei un moto d'amore che la porterà finalmente a reagire salvandosi. È il turno di Alessandro Padovani con La scienza prima di tutto. Immaginate il posto più inospitale e freddo della Terra, immaginate il vento gelido, immaginate un deserto bianco di ghiaccio e nessuna persona nell'arco di 200 km. È proprio qui che Pico e Michelangelo hanno deciso di andare come ricercatori, perché siamo in Antartide e il posto dove vanno è la base meteorologica internazionale. Pico e Michelangelo sono due ricercatori italiani che stanno facendo un'importante ricerca, stanno cercando la neve blu. Una neve che potenzialmente non si scioglie e potrebbe risolvere il problema dello scioglimento dei ghiacciai, del riscaldamento climatico. Il problema è che loro sono lì da cinque mesi e ancora di questa neve blu non c'è alcuna traccia. E rimangono tutto il giorno a vedere commedie sentimentali eh, inglesi e mangiare cibo spazzatura. E hanno bisogno di contatto umano, hanno bisogno di, di una ragazza. Ed è per questo che uno dei due, Pico, è spinto a scaricare un'app di incontri. Tinder e provare a vedere se riesce a incontrare qualcuno anche se non c'è anima viva nell'arco di chilometri e chilometri. Eppure arriva un match, c'è una persona. E questa è una biologa svedese che sta lì a pochi chilometri con una tenda. E questo però, come Carpenter mostrava, non è in realtà un mostro eh, nucleare, ma in realtà è una ragazza che si mette tra di loro e è nella loro ricerca. Infatti inizieranno una rincorsa per raggiungere questa ragazza tra i ghiacci. Su degli sci fino a che arriveranno a zuffarsi in mezzo, mezzo all'Antartide. Rotolando, però arriveranno a cadere in un crepaccio e a trovare proprio quella neve blu che tanto cercavano e a fare una grande scelta: la scienza viene davvero prima di tutto oppure no? In realtà quello che non sanno è che Astrid, la biologa, in realtà era una spia mandata proprio per far fallire la loro missione, quindi forse se la sono evitata. Invece. Proprio quando lei ritornerà, qualche giorno dopo, nella base, vedrà che c'è un numero di telefono fuori, proprio fatto con la neve blu. Ed è proprio uno dei, il numero di telefono di uno dei due ricercatori. E lei non potrà altro che commentare con un forte accento svedese: italiani. Ora è il turno di Gianluca Santoni con Non Se Può Scappare. Non so come intrattenere, cosa per dire, il caldo avanza, l'estate pure... Ah beh, allora, stiamo qua fino al prossimo festival. Ci sei? Ti lascio. Grazie. Se un paio d'anni fa qualcuno avesse detto a Peppe che presto uscire di casa sarebbe diventato illegale, lui non ci avrebbe mai creduto anche perché a 85 anni dopo aver visto eh, la guerra e la fame pensava or ormai le ho viste tutte e invece no adesso si trova davanti pure il lockdown e la solitudine la stessa che si trovano a vivere due suoi amici il Microbo e Vittorio diversa invece è la situazione di un altro loro amico Sesto anche se, come lui stesso dice, se è vero che là fuori con questo virus c'esse more, è altrettanto vero che in casa con sua moglie non c'esse campa. Per questa ragione decidono di violare l'isolamento con un'idea ben studiata. Prendono strade diverse per non farsi beccare all'interno del paesino marchigiano in cui vivono e si ritrovano nello stesso punto, in un bosco isolato. Qui hanno vita a una specie di rituale laico, una danza di mani e di sguardi rapidi. Una partita di scopa. E lo so che adesso voi state pensando, vabbè, ma alla fine è soltanto un gioco, ma per quei quattro non è così. Loro, con le carte in mano, riescono a parlare senza dirsi una parola, telepaticamente, perché quello in realtà è il loro vero linguaggio. Infatti, nel bosco non si sente nient'altro, come in questo momento i grilli e il vento che scuote le foglie durante la partita non esiste niente se non Sesto che ha questo viziaccio di sputare continuamente per terra <ride> così rumorosamente e Andrea di cui loro non si sono accorti è il nipotino di Peppe che li ha seguiti di nascosto, nipotino di appena 8 anni incuriosito voleva cercare di capire quello che stava combinando il nonno ma a parte questo piccolo inconveniente tutto fila liscio Almeno fino a quando Peppe, che ha appena perso la partita, non lancia un bestemmione fortissimo che attira l'attenzione dei vigili. I quattro se ne accorgono del loro arrivo, si nascondono, che sembrano quasi quattro gatti selvatici, ma vengono comunque beccati, multati e le loro pensioni dilapidate. Tutto all'aria per uno spudo e per una bestemmia. Ma la pena peggiore spetta a Peppe. E questa penna ha un nome, si chiama L'Iridona, una badante dura e inamovibile che ha il compito di tenerlo chiuso in casa. Fine dei giochi, anche perché la scopa in tre non si può fare. Ma attenzione, il bisogno di riunirsi attorno a quel mazzo di carte è più forte di qualsiasi altra cosa. Per questa ragione, i quattro amici si ritrovano a seguire il piano del piccolo Andrea per far evadere il nonno di casa. Un piano che per carità ha pure senso, è eh? solo che è stato pensato da un bambino di otto anni e messo in atto da quattro vecchi che non sono proprio la banda di Ocean's Eleven, sono piuttosto personaggi di un film di Monicelli. Eppure, con la loro determinazione, le loro imprecazioni e sesto che proprio non la finisce Ed Scatarrà, diventano la banda di criminali più improbabile che si sia mai vista. Ora, quando ho letto il fatto di cronaca da cui è tratta questa storia, mi sono chiesto perché. Perché hanno, perché hanno preso un rischio così grande per fare una cosa del genere. E poi ho ritrovato questo, che è il mazzo di carte con cui ho fatto un sacco di partite con Peppe, mio nonno. E mi sono ritrovato a pensare che queste piccole cose fanno parte della vita o forse che a 85 anni le piccole cose sono la vita. Grazie a tutti. Ah. Aspettiamo il segnale. Eccolo. È il turno di Andrea Barcaccia e Giacomo della Rocca con Quando siamo vivi. La nostra è la storia di una rivoluzione intima, una donna che durante una cena torna a sentirsi viva dopo aver riconquistato le libertà sessuali e individuali perdute. È una storia di piccoli gesti, gesti ordinari. Uh, visti però come possibili crepe che aprono ad un mondo altro e che lentamente prendono il sopravvento sui nostri protagonisti. Siamo in un ristorante dunque, cemento grezzo alle pareti, alti pilastri verticali, eh, tavoli illuminati da luci fioche, il resto in penombra. Si scorge poco ma la sala è piena e il rumore del chiacchiericcio è molto, molto elevato. Al centro della sala un tavolo e c'è Gemma, la nostra protagonista. È ferma, in piedi, e tiene per il collo Ludovico, il suo compagno, di fronte agli occhi increduli di Giordano ed Elisabetta, la coppia che siede insieme a loro. Mentre lui annaspa, lei stringe ancora più forte. Nei suoi occhi un riflesso, un fiore indaco, una gerbera. E nel suo sguardo ripercorreremo tutto ciò. Che quella sera l'ha portata a compiere quel gesto. Rivediamo Giordano e le sue battute volgari. Rivediamo Elisabetta e le sue invece le sue risate maliziose. Vediamo la compostezza nevrotica di Ludovico. E quello è l'inferno in cui Gemma è rinchiusa. Quello di battute di, di circostanza. In questa calma, a un certo punto. Una reazione di Gemma erompe e vediamo le sue mani delicate andare sotto il tavolo e prendere un coltello, e ecco una goccia di sangue che zampilla. Quella è la prima crepa. Quando Giordano, il più vorace ed esibizionista, prende dal centro del tavolo uno dei fiori e se lo porta alla bocca e lo ingurgita, il desiderio divampa dagli occhi di Gemma. Lì Vediamo una sequenza di immagini sempre più caotiche ed esuberanti. Intorno a lei cominciano ad, ad esserci visioni perturbanti della realtà, che, che rompono sempre di più il muro con un qualcosa che c'è oltre, con un mondo altro. Vede se stessa fare cose che non avrebbe mai fatto, e lì capisce che vuole andare oltre. Lei e i suoi compagni eviscerano sopra e sotto il tavolo le proprie essenze. Entrambi e tutte e due le coppie rappresentano un duplice ruolo, quello di vittima e carnefice, fino a collidere in un caos di, di, di repressione ed esasperata. Esasperate espress eh, scusate, espr es espressioni esasperate. Intorno a loro la sala sembra avere le stesse sensazioni, le persone che sono dentro questa sala sentono la stessa cosa, il caos comincia a salire e il locale sembra quasi, sta, sembra quasi per collassare. Negli occhi di Gemma, in quel momento culminante, mentre tiene per il collo Ludovico, si sente viva, ma forse solo per qualche istante. Grazie ragazzi. Paolo Stradaioli con solo a domicilio. Ciao. Se volessimo fare una strada fatta di pizze, perché no? E volessimo utilizzare soltanto quelle consegnate a domicilio in Italia nel 2019, riusciremo a costruire un ponte che unisce Roma con Rovaniemi, che sta in Lapponia. Quando Giorgio, un trentenne idealista e ostinato, vede un rider in difficoltà sotto casa sua, partorisce due pensieri. Il primo è che ha una gran voglia di pizza e il secondo è che non soddisferà questa sua voglia attraverso un'economia iniqua e predatoria. Armato solo della sua testardaggine, sotto la pioggia scrosciante, e dopo un fallimentare e francamente umiliante tentativo di farle in casa, Giorgio esce in cerca delle tanto agognate pizze. Eh sì, ma siamo in Italia e quindi la prima pizzeria accetta solo il Bancomat. Lui non ha contanti e vuole questa pizza a tutti i costi e quindi c'è quella dopo di pizzeria, che ha una polisi aziendale molto precisa, che è il peggiore incubo di Giorgio solo a domicilio. Ne nasce un alterco furioso con la cameriera di turno e nel frattempo a casa lo aspetta la sua ragazza affamata e sfidare la fame della tua ragazza rischia di essere più pericoloso che mettersi contro la gig economy. Giorgio però è un uomo in missione, non gli interessa del nubifragio che ormai lo sommerge, riesce nel suo obiettivo e proprio quando ha queste due pizze in mano... Proprio la categoria che vuole proteggere, i rider, gli si ritorcono contro. Un apocalisse su due ruote, dai colori sgargianti dei zaini delle consegne sotto la tempesta perfetta. Solo a domicilio è una storia che racconta di un sistema che mette gli ultimi gli uni contro gli altri. Immaginatevi l'alba dei morti dementi, ma se i zombie corrono, i rider vanno 3 4 Cinque volte tanto. E sotto un temporale omerico, <ride> con la fidanzata che freme da premere quel tasto ordina subito, l'unica pizza che Giorgio rischia di prendere quella sera è una pizza in faccia. Grazie. Grazie Paolo. Ora è il turno di Elena Traina con The Morning After. È il 24 giugno 2016, il giorno dopo del referendum di Brexit. Claudia sta andando al lavoro a piedi e, passando per il centro della sua città, che è Norwich, vede che la vetrina di un negozio di alimentari rumeno è stata vandalizzata con una scritta razzista. Poi attraversa la strada e vede che qualcuno sta appendendo una bandiera britannica fuori dalla finestra. Ed ecco che Claudia sente risvegliarsi dentro di sé una sensazione di fastidio, che non è il fastidio che lei vorrebbe che fosse, infatti Claudia non è ancora incinta o almeno non lo sa, anche se ci sta provando da sei mesi con il suo compagno Danny. E ci hanno provato anche ieri sera, il giorno del referendum di Brexit, prima di scoprire che Danny non è neanche andato a votare, perché figurati, sei inglesi. Quella sensazione di fastidio. Claudia l'ha concepita alle 7.26 di questa mattina, quando si è scoperto l'esito del referendum. Il 52% della popolazione britannica ha votato per invocare l'articolo 50 ed effettivamente lasciare l'Unione Europea. Quella sensazione di fastidio, di dubbio, se la lascerà crescere in grembo per tutta la mattina, anche a scuola, con i suoi studenti, che si confronteranno con lei, si intorreranno sul proprio futuro, ma anche su quello di Claudia. E se la porterà anche a casa, alla fine della cronaca di questa mattina. Ma prima di tornare a casa, Claudia passa di nuovo dal centro, da quella vetrina vandalizzata, e vede che è stata coperta di post-it, di messaggi di solidarietà da parte della comunità locale. È un momento di fede nell'umanità, o fede negli inglesi, se vogliamo, che però è destinato a durare un po' poco, poiché un paio di ragazzi, che potrebbero avere l'età dei suoi studenti, si avvicinano e infrangono la vetrina. Allora, Claudia, appena prima di tornare a casa, prende una decisione e fa un salto in farmacia. Poi, quando torna a casa, la trova vuota. Danny è uscito un attimo: non c'è. Al suo posto c'è un bietto di scuse, una stecca di toblerone, una pila di piatti lasciati ad asciugare che sicuramente sono da rilavare e il blister della pillola del giorno dopo che Claudia ha appena comprato in farmacia. Allora, Claudia in questo momento è da sola. Con una decisione da prendere. Se questo sia il mondo in cui vuole mettere al mondo un figlio. E, con, e da sola con la consapevolezza che qualsiasi cosa deciderà di fare, è da sola in un mondo sicuramente più difficile. La Lucanina. The Morning After che è un gioco di parole tra il giorno dopo del referendum di Brexit e The Morning After Pill, la pillola del giorno dopo, è solo una delle storie che si potevano raccontare degli italiani che hanno vissuto il prima, il durante e il dopo del referendum di Brexit. Ed è per questo motivo che in seguito al racconto di Claudia è stato pensato un montaggio di interviste a italiani espatriati all'estero, ognuno che racconta il proprio ricordo della mattina del giorno dopo del referendum di Brexit. Questo è The Morning After. Grazie Elena. Concludiamo con Cecilia Bardini e Giorgio Reclama. È un affare. Due anziani sono a bordo di una vecchia panda gialla. L'uomo stringe il volante, la donna con sé una borsetta stracolma di banconote. Siamo a Monte Silvano, un piccolo comune abruzzese che si affaccia sul mare Adriatico, ed è estate. Ed e Luciano sono una coppia di settantenni in missione per salvare dal fallimento il loro negozio di camice. Parcheggiano l'automobile e si avventurano all'interno di un enorme edificio abbandonato, un'ex colonia. All'interno le pareti scrostate sono ricoperte di graffiti colorati. Sul pavimento ci sono e marciscono mucchi di vestiti. Si sente solo un gocciolare costante. Poi. Raggiungono un ampio, teatro, un ampio atrio, in penombra. Non c'è nessuno. Si sente solo un fischio che cattura la loro attenzione. E due ragazzi marocchini si avvicinano a loro con dei borsoni. Le coppie si guardano, si studiano, si fronteggiano. Poi uno dei ragazzi apre un borsone e gli anziani osservano il contenuto. Ma la delusione in quel momento si dipinge sui loro volti. Esterno dell'edificio, Ed e Luciano stanno correndo a perdifiato sul viale d'ingresso. Luciano stringe in mano uno dei borsoni e si guarda spesso indietro, controlla che nessuno li stia seguendo. Edda, davanti a lui, lo incita a muoversi più veloce, più veloce. Interno automobile. Luciano stringe con forza il volante, mentre Edda, al suo fianco, tenta disperatamente di accendere uno smartphone. Ha una mano insanguinata. Esterno spiaggia. Sulla spiaggia deserta, al tramonto, soltanto Edda e Luciano e le note di Notte di Luna Calante di Domenico Modugno in sottofondo. Domenico Modugno, in sottofondo, <ride> con le immagini. Un affare è un action comedy dal sapore molto malinconico. È la storia di una coppia di anziani che è incapace di adeguarsi al mondo che ormai ha smesso di assomigliargli e che alla fine decideranno finalmente di fermarsi e di vivere il proprio di presente. Se anche voi volete fermarvi e magari riguardare il video, noi siamo Giorgio e Cecilia e vi aspettiamo più tardi. Grazie. ragazzi ragazzi. allora, eh, ora diciamo facciamo 5-10 minuti di pausa. In questo frangente eh, chi si vuole prenotare per eh, i colloqui one to one che avverranno successivamente può rivolgersi a Giovanni eh, e poi dopo questa pausa ci rivediamo eh, qui per eh, il talk. Tra 5-10 minuti. Tra 5, 5 minuti. minuti. 14, 16, 15, inizia il talk. Grazie, Grazie mille ancora.